Cosa si prova? Non lo so, sembra di rinascere un pochino, di rinascere. Chi si emoziona, chi contratta con un cliente e chi spera che finalmente gli affari possano riprendere anche nel settore dell'antiquariato. Riparte la fiera antiquaria di Arezzo nella zona del Prato. Le posso chiedere che cosa si prova a contrattare con i clienti di nuovo? È una novità, è da ottobre che non contrattiamo più, quindi è piacevole. Aspettavamo da 8 mesi veramente con sofferenza, con le lacrime, 8 mesi fermo, dove io giro tutte le fiere. Per noi è una sofferenza avere una mascherina, andare avanti, lontananza, stretta di mano. Noi siamo all'aperto, cerchiamo, battiamo con enti nazionali, associazioni nazionali da Roma. Abbiamo lottato per riaprire tutti i mercati. Si spera di ritornare in centro per dare anche la possibilità a ristoranti e bar di riprendere anche loro, perché noi bene o male si porta a lavoro. Quando ora vedremo come sarà sistemata giù, perché ora i ristoranti e i bar apriranno con i tavoli fuori e ci sarà il problema di vedere i posti che rimangano per poter risistemare un mercato in centro. Perché il Prato è bello, il Prato è bello, però il centro è da vedere, certo. Non capisco perché Arezzo, un mercato importante a livello italiano, ha permesso che in tutta Italia facessero mercati e Arezzo invece no. Questa è una cosa da capire. Liguria, dove andavi facevano mercati, solamente Arezzo non si faceva. Motivo? Non so, ce lo devono spiegare. Altre città della Toscana hanno riaperto prima di Arezzo? Certamente, ma sicuramente. Andavi in zona Genova, erano tutti da tutte le parti, Chiavari, Genova, Pegli, posso dirti quante ne vuoi, su a Torino, qui non lo so perché, comunque siamo ripartiti, aspettiamoci il meglio tutti quanti e vediamo il funzionamento. Io me certo, lo... con un po' di fatica. Lo so, però purtroppo la fatica c'è sempre, la ripartenza è dura, speriamo che ci agevolino in qualche cosa e io sarei, per la mia opinione, di rimanere al Prato fino al Saracino, ognuno il suo posto, si eviterebbe tutti i casini burocratici, comune o meno, ognuno sa che deve ritornare lì, basta, in quel posto, semplice. Io sono una partita IVA e lo Stato, in questo caso il governo, ha aiutato un po', però proprio in maniera estremamente limitata e poi tra l'altro non ci ha permesso di poter lavorare, ecco. Non ci è stato permesso di andare in giro perché i mercati non ci sono stati e speriamo, ripeto, che questa ripartenza sia definitiva. Quanto è importante la fiera antiquaria anche nel nome di Arezzo? È il primo mercato in Italia, no? È nato nel 68, per me è importantissimo perché io sono castigliano frentino, quindi poi a livello generale è un appuntamento importante, importantissimo, a livello italiano e anche a livello mondiale. Purtroppo in questa edizione mancano gli stranieri e speriamo che quest'estate riprenda un po' tutto e ritorni un po' tutto nella normalità.